Ragazzi, noi a Energy Hill stiamo girando l'Italia lungo e largo per scoprire non solo lo sport, ma anche le delizie, le opportunità, le bellezze culturali dell'Italia da lungo e largo, nord, sud, est, ovest. E oggi ci troviamo a Vignanello. Io sono onorata di essere in presenza del vice sindaca. Devo dire sindaco o devo dire sindaco, Sabrina? No, vice sindaco va benissimo. Vice sindaco Sabrina Sciarrini, che sta con noi. Sono molto onorata per fare un po' di domande su questo bellissima città. Ci può spiegare un po' la storia di Vignanello? Intanto grazie Jill e benvenuta. Vignanello è un borgo che ha più o meno 4.700 abitanti ed è un condensato di storia che va dal Neolitico ai nostri giorni. Si può scoprire la storia. Possiamo vedere appunto il castello Ruspoli, il giardini all'italiana e la storia della famiglia Ruspoli che si intreccia con quella della realtà rurale del paese. C'è una Vignanello sotterranea abilmente gestita e molto ben curata dall'associazione Connutti, quindi abbiamo proprio dei sotterranei importanti che attraversano appunto il centro storico e naturalmente non solo, ci sono anche aspetti proprio aziende agricole che in qualche modo producono le realtà diciamo agricole locali che appunto sono essenzialmente basate sul vino e la nocciola, come del resto un po' tutta la realtà locale che circonda Vignanello. Allora, ci sono anche, diciamo, a lato culturale, chiese, musei, che cosa potrebbero venire magari qualcuno a trovare? Allora, sì, ci sono dei piccoli musei, ma soprattutto ce n'è uno sempre gestito dai Connutti che è visitabile su appuntamento, perché sono musei molto piccolini dove ci sono appunto dei reperti locali legati soprattutto in questo caso alla tradizione religiosa, così come la chiesa collegiata, e c'è anche la chiesa della Madonna del Pianto, una chiesetta a pianta circolare che si vede affacciandosi dal ponte del castello e sono come anche dei siti, ci sono dei siti, piccoli siti archeologici di origine falesca, ma tutto questo ovviamente è visitabile per appuntamento perché sono curati e gestiti da associazioni. Veniteci a trovare a Vignanello, vi aspettiamo. Proprio al Vivaio Pugliesi, 10 anni, un anniversario importante, anche una realtà molto importante su tutto, diciamo, territorio di Vignanello e non solo, coloro che ci ospitano per questa grande giornata dedicata allo sport, dedicata al fitness, dedicata al benessere, dedicata all'alimentazione corretta. E sono qui in compagnia di Alessio Pugliesi. Alessio, ciao! Buongiorno! Allora, parlici un po' di questi 10 anni. Abbiamo inaugurato questo vivaio nel 2011. Io sono Alessio, insieme ai miei fratelli, Diego, Emiliano e Mirko. Veniamo, diciamo, da un'esperienza più da fioristi, quindi poi andando avanti con gli anni avevamo visto che c'era proprio questa esigenza, diciamo, di trasformare il nostro negozio dei fiori in una realtà più ampia, diciamo. Qui il nostro vivaio, serviamo tutta la provincia di Viterbo, e è strutturato, diciamo, in tre grandi aree all'interno della nostra organizzazione. Abbiamo un'area, una divisione che noi chiamiamo Garden Vivaio, rivolta al pubblico, e dove facciamo, diciamo, tutti i servizi da vivaio e garden.
Poi abbiamo invece una divisione importante che è vendita di piante all'ingrosso, e in questo caso facciamo importazione dall'Olanda, Germania, Belgio e Danimarca. E poi queste piante, diciamo, le in qualche modo rigiriamo a tutti i negozi di fiori della provincia. Poi non ultimo, l'ultima divisione che abbiamo aperto quest'anno, è una divisione un po' particolare dove, diciamo, andiamo a partecipare a gare d'appalto per quanto riguarda grandi lavori di manutenzione, quindi sia per privati ma più che mai per enti, comuni e quant'altro. Quanto è importante questa responsabilità di accudire questo giardino rinascimentale del castello? Quanto è impegnativo? La location è molto impegnativa perché, ecco, andiamo a intervenire su una siepe de buxus e tutti i giardini all'italiana che, ecco, come diceva la principessa, viaggiamo intorno ai 200 anni. Quindi, diciamo, bisogna mantenerla sempre nella sua forma, e quindi con interventi, diciamo, mirati una volta al mese andiamo a proprio sagomare, diciamo, tutte le forme che sono già presenti da diversi anni. Parliamo anche del, non so come possiamo chiamarlo, ortoterapia. Quanto è importante avere uno spazio verde in casa per la salute? Sicuramente avere uno spazio a casa è molto importante, non è da tutti, diciamo. Quindi chi ha la fortuna di averci uno spazio verde in casa, un giardino, noi, ecco, consigliamo, oltre a mettere delle piante, diciamo, ornamentali, pure, ecco, qualche cosa magari di aromatiche, oppure anche piante, diciamo, benefiche, che poi magari, che ne so, sempre abbiamo la stevia, no? Che adesso va molto, questo dolcificante. Dalla pianta poi, ecco, tutto il procedimento per arrivare proprio agli zuccheri che vengono estratti. Abbiamo moltissime piante. Poi quest'anno, a maggior ragione pure di questa festa che stiamo facendo, abbiamo fatto proprio una ricerca di tutte le piante antiossidanti, rigeneranti, e ce ne abbiamo veramente tante. Perché le piante anche sono un eccellente modo per detossinare l'ambiente. Le piante riescono ad assorbire a volte delle sostanze nocive nella nostra casa, così avere anche, se magari non c'è il giardino, ci sono le piante che possono vivere tranquillamente in un ambiente domestico, o no? Sì, abbiamo delle piante, infatti adesso per esempio lo spadifilm è una pianta che attira, diciamo, e assorbe tutta la formaldeide dei mobili, no? Che uno non si rende conto, ma alla fine questi mobili sono incollati con questa sostanza, non è nocivissima, comunque bene non fa, diciamo. E queste piante aiutano un po' a ossigenare l'aria e quindi a captare, diciamo, tutte queste sostanze nocive. Vi aspettiamo al Vivaio Pugliesi per i vostri acquisti verdi e non solo. Vi aspettiamo. Buona giornata. Nessuno ti sta guardando. Vivi nella tua vita. Siamo adesso in compagnia della principessa Claudia Ruspoli, che è, diciamo, proprietario del castello Ruspoli, corretto? Proprietaria con mia sorella. Okay. E siamo, insomma, un castello di famiglia. Allora, ovviamente è un punto di quasi del maggiore interesse di Vignanello, se vogliamo dire, questo palazzo storico. Ci può raccontare un po' la storia del palazzo? Del castello, per dirvi. Sì, il castello, dunque, lui nasce come monastero benedettino prima dell'anno 1000. Poi viene distrutto dai Viterbesi, ricostruito come fortezza militare nel Medioevo e poi trasformato in residenza nel 1500 dalla nipote di Paolo III Farnese, al quale Paolo III dona il feudo di Vignanello all'inizio del 1500 per il suo matrimonio con Sforza Ercole Marescotti, famiglia di Bologna, originariamente venuta dalla Scozia, prima dell'anno 1000. La vostra famiglia allora sta con questo castello da più di 500 anni? Beh, noi siamo lì, no, dal 1500. Proprio da quando Paolo III Farnese dona, alle nipote il feudo di Vignanello. Da lì noi, la nostra famiglia, lì, da 500 anni. Posso dare del tu, sì? Certo. Ma principessa, ma
sei cresciuta là, nel castello, o è più una questione di averlo in famiglia? No, io venivo qui l'estate a trovare la mia bisnonna, tra l'altro non amavo perché ero chiusa dentro, e avevo paura, ero piccola, insomma, venivo mandata in punizione. E quindi non amavo molto. Poi dopo invece, molti anni dopo, mio padre ce l'ha donato a me e mia sorella e quindi ce ne siamo cominciati ad occupare, ecco, e quindi diciamo dai 50 anni in poi che io sto qua e logicamente ho dedicato questi ultimi 20 anni, 25 anni a questo castello, soprattutto al giardino. Infatti il giardino, sì. Ci puoi parlare del giardino perché... Beh, il giardino è un bellissimo esempio di giardino rinascimentale che fu creato da Ottavia Orsini, la figlia di Vicino Orsini di Bomarzo, che ha creato il Sacro Bosco di Bomarzo. Nel 1611 ha finito l'opera e ha dedicato questo giardino ai suoi figli maschi. Infatti il giardino è firmato, cioè nel bosso ci sono le iniziali sue, dei figli, il suo stemma, ed è un bellissimo giardino a cui mi sono dedicata molto e per fortuna, insomma, vedo che è molto apprezzato, ecco. I nostri amici come potrebbero fare visita al castello? Allora, noi siamo aperti il sabato e la domenica, cioè i weekend e i giorni festivi, per prenotazione online, castelloruspoli.com. Vi invito a scoprire questa bellissima regione, la Tuscia, e soprattutto Vignanello, con tutte le sue belle cose che ci sono, e quindi vi aspetto con grande piacere i sabati e le domeniche. Allora vediamo se sono allenati, vediamo se ce la fanno. Allora vogliamo provare una bella GM24? Adesso ragazzi sono in compagnia dell'assessore dell'agricoltura di Vignanello, Giacomo Andreocci, ed è veramente un onore averti con noi e grazie per questa bellissima... Ciao Jill, buona giornata e è un onore anche per me partecipare a questo evento. Allora, tu sei l'assessore di agricoltura per tutti Vignanello. L'area su cui si distende Vignanello? L'area su cui si distende è di 2300 ettari all'incirca. Si trova alle pendici del Monte Cimino, in provincia di Viterbo. L'industria di Vignanello è l'agricoltura? Sì, è l'agricoltura. Diciamo, il sostentamento maggiore che sta qui a Vignanello viene da quello, viene dall'agricoltura. Tutti producono qualcosa a Vignanello, ecco. Quali sono le raccolte più importanti? I prodotti principi sono, diciamo, la nocciola, che oggi fa da padrona, la vite da vino e l'oliva. Le nocciole, da dove vengono esportate? Chi è la più grande, diciamo, consumatore dei prodotti di Vignanello? La nocciola va in grande distribuzione, perciò è Ferrero che fa da padrona. E... Allora vuol dire che il sorriso di tutti quelli che spalmano la mattina, quella roba buonissima che non posso menzionare, potrebbero dire che un po' di cuore di Vignanello ce l'abbiamo. Sicuramente sì, sicuramente sì. Quali sono le delizie di questa zona, okay, quando viene, diciamo, trasformato in delizie? Che cosa sono le pietanze più tipiche della zona? Allora, come pietanze più tipiche abbiamo, ecco, il pamparito, che lo troviamo qui alle mie spalle. È un prodotto con il vino di Vignanello e con l'olio di Vignanello, con le farine del territorio.
Poi ci sono anche le creme spalmabili, tipo quelle che menzionavamo prima, sono molto buone a base di nocciola, olio, vino e tutto il resto. C'è proprio la sagra di Vignanello? Cioè abbiamo la sagra. Quando è e di che cosa si potrebbe mangiare in questa sagra? Allora, le sagre sono due, sono la festa del vino e la festa del vino Novello, la festa del vino che va dal 10 al 15 agosto, dove possiamo trovare, ovvio, tutti i vini del territorio, possiamo trovare delle delizie enogastronomiche come i gnocchi con la gratta cacio, che è un prodotto tipico qua, fatto ancora a mano, con un ragù fatto a base di finocchietto, che è una spezia che qui a Vignanello cresce spontanea, il fiore, solo il fiore di finocchietto, e possiamo trovare le bertolacce, un altro piatto tipico fatto dalle massaie, dalle nonne a casa, fanno un impasto di acqua, farina e uovo e poi cotte su delle padelle apposite, dove fanno una sfoglia finissima, fatte raffreddare, si cospargono di pecorino romano, si avvolgono e si degustano. Con il vino? Con il vino di Vignanello, okay. Giusto? Allora, perfetto. E il secondo sagra qual è? Allora, la seconda sagra invece è la festa del vino Novello, organizzata dalla Prologo nelle prime due settimane di novembre. E viene fatta nei due weekend con percorsi guidati nel centro storico, nel castello Ruspoli. Viene organizzato anche dei tour in vigna e negli oliveti, nei frantoi, nella cantina sociale. E diciamo c'è un excursus un po' di tutto il paese, il paese, diciamo la parte pulsante poi del centro, ecco questa. Allora Giacomo, spiegami proprio i vini tipici della zona, le cantine. Ok, allora abbiamo qui la cantina sociale, che diciamo è la cantina poi che è storica, che ha portato avanti la tradizione del vino a Vignanello, è una tradizione viene dall'alba dei tempi, a Vignanello si produce uva da sempre. Produce molti tipi di vino, rossi, bianchi, è stata una delle prime DOC del Lazio, nel 1992 ha preso la denominazione. Usando quale uve? Quali sono le uve tipiche della zona? Le uve tipiche della zona sono il Trebbiano e la Malvasia, che rientrano nella DOC Vignanello, e il Greco di Vignanello, è proprio un clone che viene da Vignanello, è autoctono nostro. Poi c'è per i rossi invece abbiamo il Sangiovese e il Ciliegiolo. Queste sono le uve cardini della zona. Avete le usanze delle barricche o fate semplicemente senza barricche? No, c'è qualche vino dove viene utilizzata la barricca, come il Molesino. Da pochi anni si produce anche un extra dry, il Principe Alessandro. È un fiore all'occhiello della produzione vignanellese. Centro Rispoli qua? Qualcosa sì, qualche nomignolo. Che principe. Allora, poi invece abbiamo l'azienda agricola Casa Megocci, che produce olio e vino, nata da un paio d'anni, che poi è la mia azienda, perciò mia e del mio socio Marcello. Produciamo questo vino, il Malandrino, dove vengono utilizzate tutti i tre vitigni DOC bianchi di Vignanello, che sono il Trebbiano Toscano, la Malvasia del Lazio e il Greco di Vignanello. Con una spremitura polifenolica, una spremitura diciamo a freddo, dove rimangono intatti tutte le proprietà organolettiche. Sale Nero, un'altra azienda agricola nata da qualche anno, 4 anni e poco più, il proprietario Massimo Campana produce questo vino, tutto a base di greco, completamente. Poi abbiamo la cantina Onofri, che sono diciamo, una famiglia che da 20 anni sta sul territorio, produce vino e si propongono sul mercato. Poi abbiamo l'azienda agricola Minella di Roberto e Marco, due fratelli, che portano avanti invece la tradizione del mosto cotto, un prodotto molto antico, prodotto che viene preso il mosto d'uva, bianco di solito, viene fatto cuocere per dalle 10 alle 20 ore, viene fatto bollire in delle pentole apposite a fuoco molto lento, e così si restringe tutto il succo d'uva
E così esce questa crema, diciamo. Un po' come un balsamico. È un po' come un balsamico, ma sì. Meno aceto. No, non è assolutamente aceto, è solo. Dolce. Solo sì, a base dolce e si può degustare con i formaggi e soprattutto viene utilizzato per mettere questo prodotto dentro i biscotti che facevamo qui a Vignanello, i mostaccioli, proprio a base di mosto cotto. Allora andiamo avanti, Gentilnocciola. Allora, la Gentilnocciola è un'azienda agricola di Leonardo Barbanti che da qualche anno ha preso le redini dell'azienda e produce sgusciato, creme spalmabili che non voglio dire ma sono buonissime e da degustate con il pane, con i dolci, con qualsiasi cosa. A chilometro zero? A chilometro non zero, proprio zero, a casa. Vignanello. Allora, invece qui i Vignanelli, abbiamo questo prodotto, che questa azienda che è nata da qualche anno e hanno avuto questa bellissima idea di utilizzare i bignemma ripieni dei sughi caratteristici nostri, sughi al cinghiale, prodotti particolari come con le granelle di nocciola, con, diciamo, sono i ripieni più disparati e utilizzano questo, tutto il territorio, diciamo, utilizzano completamente il territorio da qualsiasi prodotto. E hanno una sorta di pasticceria per trovarli? No, hanno un agriturismo, hanno un agriturismo qui proprio vicino al vivaio e producono Vignanelli e tanto altro. Poi abbiamo il Vigoletto, un ristorante che sta qui al centro storico di Azionisci, che produce però tra l'altro anche il pamparito, e ecco, è un pane tipico come accennavo prima, è questo. Poi per ultimo, ma non ultimo, il Frantoio Cioccolini, un frantoio importante a Vigna, è storico, da generazioni che producono olio. Poi Leonardo, il produttore, che poi è la terza generazione che ha preso in mano l'azienda, vi illustrerà tutto il procedimento dell'estrazione, della lavorazione dall'oliva all'olio. Grazie. Ricordate, vi aspettiamo qui a Vignanello. Adesso sono in compagnia di una vera oste di Vignanello, al nostro amico Giuseppe Fanelli, che ha un agriturismo, che ha inventato una cosa molto interessante. Andiamo a scoprirlo insieme. Giuseppe. Ciao Gilles, benvenuto a Vignanello. Grazie mille. Allora, parlici di questi Vignanelli. Ti spiego velocemente. Allora, questo è un progetto nato nel 2018, nato quasi per scherzo. Quello che un po' ci caratterizza è la ricerca quasi spasmodica delle materie prime, che siano comunque prodotti di filiera corta, che dall'impasto alle farciture alle guarnizioni. Qui ad esempio posso mostrarvi due tipi di pignè che ho preparato proprio per questa occasione. Allora, questa a sinistra è con sugo di coda alla vaccinara, la coda di manzo, il manzo lo selezionavamo da aziende di zona comunque, con pecorino romano top e scaglie di cioccolato fondente. E invece questa a destra è una mousse di caprino nobile, che è un caprino che prendiamo dall'azienda agricola Monte Jugo di Viterbo, con granella di nocciola gentile romana, quindi una nocciola autoctona, e miele mille fiori della Tuscia. Il nostro progetto era partito inizialmente per lo street food, da itineranti, insomma. Sì. Poi noi speriamo che quando finisca tutto questo incubo si possa tornare magari anche a fare fiere e poter girare la Tuscia. Posso assaggiare uno? Perché sono allora, molto... Allora, quale preferisci? Veramente entrambi? Entrambi. Se posso consigliarti, però partirei da questo, okay, che è meno invasivo. Perché si è un po' più delicato. Esatto. Caprino, nocciola e miele mille fiori. Prego. E la miele è sempre delle zone? Della Tuscia, assolutamente sì. Buono? Oh, sento anche la miele, veramente delicato,
E il caprino non è troppo invasivo. È esatto, molto... perché poi miele va a contrastare l'acidità del caprino, quindi poi c'è un bilanciamento di sapore. Ho una domanda molto... cioè, perché il cioccolato fondente con codici vaccinali? Noi abbiamo anche un piatto che è un primo, all'agriristoro, che appunto sono dei ravioli ripieni di crema di pecorino e scaglie di cioccolato fondente con sugo di coda alla vaccinara. È un piatto, diciamo, che dà un sapore particolare, forte, quindi non è un po' di nicchia. Comunque per gli amanti del piatto, insomma, abbiamo un bel riscontro per quanto riguarda quel primo piatto. Quali sono i piatti, diciamo, principi nel allora, vostro per quanto ristorante? Noi facciamo antipasti, hamburgeria, quindi anche chi vuole magari uscire per un panino, una birra, può venire benissimo da noi. Carni selezionate, quindi da fragoste a tagliate a entrecote, tutti prodotti rigorosamente di zona di filiera corta. Abbiamo il bignanello sia in versione, oggi l'ho mostrato in versione salata, ma ovviamente c'è anche in versione dolce. Il palato. Quando si mangia bene, uno è più felice, aumenta le endorfine. Grazie Giuseppe. Grazie a te Jill. Grazie a te. Compagnia di uno chef Ezio Gnisci, di un ristorante storico, il Vicoletto, che sta proprio sulla piazza di Vignanello e fa parte dell'alleanza di Slow Food che andiamo a scoprire insieme con lo chef. Ezio, ciao, buongiorno, ben trovato a voi, grazie dell'opportunità. Io vi ho portato qui una piccola rappresentanza di quello che è il mio ristorante, che nasce nel 2010 con l'intento di riscoprire e valorizzare il mio territorio. Questo pane lo porto non per far vedere che io faccia pane, ma perché è un pane storico di Vignanello. È uno scrigno del nostro territorio, perché all'interno contiene il vino bianco di Vignanello, olio extravergine di oliva. Questa è la mia versione fatta con lievito madre. Diciamo che questo pane è stato per noi un mezzo per arrivare a far conoscere il nostro territorio in canali dove non saremmo probabilmente mai arrivati, e sono tutti quei canali appunto valorizzati da Slow Food. Che cos'è il movimento Slow Food esattamente? Che cosa significa? Lo Slow Food è una onlus che opera a livello mondiale su vari fronti e vari progetti. Il progetto dell'Alleanza dei Cuochi, al quale appartengo, è un accordo che sottoscriviamo ogni anno con l'associazione, e dove mettiamo per iscritto il nostro impegno affinché venga riscoperto e valorizzato il territorio. Quindi è stata l'opportunità per far scoprire ciò che qui nel nostro paesino facciamo e cosa produciamo di buono. Quali sono i piatti tipici che troviamo nel tuo ristorante? Quello che offro è una cucina territoriale, una cucina tipica, con alcuni piatti rivisitati da me. Non mi discosto moltissimo da quello che è il tipico, cerco di rispettare molto sapori e tradizioni. Più che altro cerco di far riscoprire ciò che sono le nostre tradizioni, le stiamo un po' perdendo. E credo che vadano valorizzate, sono le nostre radici, quindi su questo opero. Altra cosa che ho notato è che comunque ovviamente noi possiamo venire da te per mangiare al Vicoletto perché è un ristorante, ma noto che il pane è confezionato e tu fai anche dolci. Sì. Allora se una persona vorrebbe venire da te a comprare qualcosa, portare a casa con sé, hai anche dei dolci? Certo, allora diciamo che il concetto del pan parito mi collega ai dolci partendo dal pane. Stiamo portando avanti insieme a Slow Food e l'amministrazione comunale un progetto che è quello della TECO, denominazione di origine comunale, quindi una certificazione di appartenenza storica e culturale di prodotti enogastronomici. Il pane è stato il primo di questi prodotti inserito in questa legislazione. A seguire stiamo inserendo la nostra pasticceria secca che vi mostro, e questo ne è un esempio. E che cosa sono queste delizie? Questi sono i crucchi e gli altri sono i tozzetti di Vignanello. I crucchi è un biscotto senza glutine e senza farina, uova, cacao, zucchero e nocciole tostate di Vignanello.
nei tozzetti c'è l'aggiunta di un po' di farina, non c'è il cacao. Prego. Posso? Certo. Con piacere. È bello del mio lavoro. Vabbè, poesia. Grazie. E non troppo dolce, mi piace il fatto che... C'è un bel contrasto con il cacao. Dove ti possono trovare? Io sono in Piazza della Repubblica a Vignanello, faccio angolo con la chiesa, la cattedrale di Vignanello, quindi sono lì sotto al sagrato della chiesa. Vi aspetto a Vignanello a provare il mio ristorante e le mie portate. Siamo in compagnia di Leonardo Locilento del Frantoio, proprio Cioccolini, che è molto importante perché è un frantoio che tra l'altro è storico per Vignanello. Allora, Leonardo, ciao, benvenuto. Gil, buongiorno, molto grazie. Molto bello trovarti. Grazie. Ci puoi spiegare un po' il tuo mondo? Ok. Noi siamo un'azienda che è nata nel 1963, produciamo olio extravergine d'oliva, delle nostre olive e delle olive dei nostri clienti produttori. I produttori producono, a volte lo lasciano a noi o chiedono il confezionamento. Noi abbiamo principalmente due tipologie di olio, abbiamo un monovarietale che è una caninese che è tipica della nostra zona. E questa oliva molto piccola, di solito matura tardi, ma facendola raccogliere presto abbiamo delle caratteristiche organolettiche molto eccellenti. Quali sarebbero? E di solito nell'olio si parla di polifenoli, acidità e perossidi, che sono le sostanze nobili, gli antiossidanti che sono perfette per il nostro organismo. Quindi quando parliamo di salute, l'olio è una delle basi per avere un prodotto sano e genuino che faccia bene sia al nostro cervello sia al nostro fisico. Infatti le polifenoli dell'olio aiutano proprio a metabolizzare i zuccheri e i grassi, aiutando anche a livellare i grassi, diciamo, nocivi nel sangue. Così e l'olio è veramente il panacea del benessere, non solo per lo sportivo, per tutti quanti, perché stiamo parlando di un grasso monosaturo. Esatto. E l'altra cosa, volevo tornare un po' indietro perché sono un amante dell'olio. Il gusto di questo vostro olio. Allora, noi abbiamo... È suave, è intenso, è acidulo, com'è? Gli oli si dividono in tre tipologie, fruttato medio, leggero, intenso. Quando parliamo della caninese, il nostro monovarietale, che è il nostro, diciamo, fiore all'occhiello dell'azienda, parliamo di un fruttato medio, un amare e un piccante equilibrati ma ben persistenti, quel sentore di mandorla fresca, di mallo della mandorla e quell'erbaceo, quel sentore di erbetta appena tagliata che deve essere fresco in bocca, deve avere una buona persistenza e deve essere fresco. Molti di noi pensiamo che la pianta dell'oliva è tutto uguale. Ogni zona ha le proprie cultivar e ogni zona esprime i propri flavor. Allora, in questa zona, Vignanello, quali sono i cultivar e quali sono i flavor, i sapori? Ok, allora a Vignanello abbiamo il frantoio, il leccino, il moraiolo, la caninese. Queste sono le principali. I flavor sono mandorla, erba tagliata, carciofo. Questi sono il massimo dell'espressione qui nella zona. Io sono poi sono da degustare, secondo me, l'olio, è come il vino, è da degustare. Il comparto è molto cresciuto, sta crescendo tanto negli ultimi 20 anni, grazie a tutto il movimento tra giornalisti, relatori, frantoiani e tutte le persone che girano intorno al settore, stanno portando molto interesse intorno al prodotto olio extravergine d'oliva. È possibile per le persone ordinare online l'olio del frantoio? Abbiamo la nostra email, possono chiamarci o scriverci, risponderemo entro le 10 ore in giornata e possiamo spedire tutta Italia e anche all'estero.